Bentornati, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, signore e signori. Benvenuti alla seconda puntata della serie Aghi e Pennelli. Allora, avete aperto le finestre per far entrare il cielo nella stanza e nei vostri disegni? Come vi avevamo suggerito nella scorsa puntata? Ecco, vedete, mi è arrivato questo bellissimo disegno. Come potete notare, ci sono tanti piccoli omini che cadono dal cielo come pioggia. Ma di chi sarà mai? Eh sì, è arrivato il momento di passare la parola alle nostre illustri guide dell'arte, Pippo Davvero e Madame Hélène. Carissimi spettatori, benvenuti alla seconda puntata del nostro programma Aghi e Pennelli, dove ciò che è impossibile diventa possibile. Un saluto anche a lei, Madame Un saluto a tutti, cari amici spettatori, e a lei, caro Pippo! Hélène. Ma parliamo della puntata di oggi. Immagino che siate curiosi di sapere chi è l'autore del fantastico cielo che vi ha mostrato la nostra presentatrice. Ebbene sì, il nostro pubblico è certamente incuriosito dal misterioso disegno. Ebbene, si tratta del famoso pittore surrealista René Magritte, autore del celebre quadro Il figlio dell'uomo, il protagonista della nostra puntata odierna. Con un gesto di grande generosità ci ha inviato, attraverso Mediumset, questo disegno realizzato in giovane età, nel quale già si scorgono alcuni elementi che poi ritorneranno nei suoi capolavori dell'età adulta. Ma dicevamo che oggi parleremo del quadro Il figlio dell'uomo. Oh sì, il noto dipinto dell'elegante uomo con il volto mascherato da una mela verde e con la bombetta in testa della stessa forma del frutto. Sullo sfondo ci sono un muretto e un cielo nuvoloso che diventa tutt'uno con l'oceano. Esatto, cara Hélène. Benché gli elementi del quadro, presi ad uno sembrino perfettamente normali e dipinti con assoluta fedeltà al mondo reale, il loro accostamento produce un effetto straniante che supera il realismo, un effetto surrealista per l'appunto. Ma veniamo a quello che sicuramente è l'elemento più strano del dipinto, la mela. Ecco, la mela è un frutto al quale sono stati assegnati nel corso dei secoli tantissimi significati. Certo, professor, davvero. Nella favola, Biancaneve cade in un lungo sonno mangiando una mela avvelenata. Nella Bibbia, Adamo ed Eva mangiano la mela, il frutto proibito, che simboleggia anche la conoscenza. La troviamo, per esempio, nel mito greco, la mela della discordia o pomo della discordia, che condusse poi alla guerra di Troia. L'undicesima fatica di Ercole consisteva proprio nel rubare 3 mele d'oro dal giardino delle Esperidi. Ad una mela poi è legata la leggenda di Guglielmo Tell, l'eroe nazionale svizzero del XII secolo. Per avere salva la vita, Tell doveva dimostrare la sua proverbiale abilità con la balestra, centrando una mela posta sulla testa del figlioletto. Inutile dire che Tell centrò in pieno la mela ed ebbe salva la vita, entrando poi nella leggenda del popolo svizzero. Come non ricordare poi il grande scienziato Isaac Newton? Nella sua idea della gravità, nacque vedendo cadere una mela dal ramo di un albero. Per arrivare ai giorni nostri, la mela è il logo di importantissime aziende dalla storia straordinaria. E poi New York, la grande mela, chiamata così fin dall'inizio del XX secolo, e dove tra l'altro si trova il più grande archivio mondiale di varietà di mele. Sono i grandi frutteti del Geneva Apple Collection. Anche dal punto di vista scientifico, la mela è molto interessante. Innanzitutto, è un falso frutto perché il frutto vero è la parte interna, cioè il torsolo. Ne esistono poi
lasciatemelo dire, più di 2000 varietà che adesso andrò subito ad elencare. La Granny Smith, cioè la varietà di miele del quadro di Magritte. Poi abbiamo la Renetta, la Imperatore, le Campanine, le Golden Delicious, le Stark Delicious, la Gala, le Fuji, la posso bastare così, la... Elen. Grazie, Elen. Ma, cara Elen, lascia che ti esprima la mia profonda ammirazione per la tua sorprendente preparazione sul tema della mela. Ci sapevo, una grande esperta di transmedianica, ma non mi sarei mai aspettato da te una simile transmelanica. La tua breve dissertazione su questo frutto, pardon, falso frutto, è stata proprio meravigliosa. Grazie, professor, davvero! Così mi confonde! Pippo, solo Pippo per te, ci mancherebbe. Ma eccoci, arrivati al momento culminante della puntata. La parola al quadro! E trattandosi di un autoritratto, questo significa che stiamo per collegarci con Magritte stesso, vero Elen? Proprio così, professor, davvero! Ecco, ci siamo! Pronto? Pronto! Maestro illustrissimo René Magritte, mi sente? Pronto, chi parla? Pronto! Qui è Mediumset che parla, il network dell'impossibile. La metto in contatto con l'esimio professor davvero, storico, mentalista dell'arte. Pronto? E lei è René Magritte, il grande pittore belga? No. Ma come no? Madame lei, che succede? Oh, professore, non so cosa dire! Sono mortificata, le assicuro che la frequenza dello spazio-tempo sulla quale mi sono sintonizzata era quella del quadro del personaggio, il figlio dell'uomo, e quindi René Magritte stesso. Non so cosa sia successo! Mi scusi, se lei non è il signor Magritte, con chi abbiamo l'onore di parlare? Sono la mela, il dottor Magritte, al momento impegnato. Se vuole può lasciare detto a me. Ma certo, la mela del quadro, ecco cos'è successo, cara Elen, non ti eri sbagliata affatto. Oh, professor, davvero, sono davvero sollevata. Sarebbe stato il mio primo errore in tanti anni di onorata carriera. Ma forse può esserci utile anche lei, signor... Come posso chiamarla? Professore, visto che si tratta di una Granny Smith... Suggerirei signor Smith. Giustissimo, Elen. Dicevo, signor Smith, chi meglio di lei può rispondere al quesito che ci stavamo ponendo? Cosa simboleggia la mela del quadro? Il fatto che sia sospesa nell'aria e che non cada è forse voluto da Magritte per suggerirci che quella che stiamo guardando non è un'immagine reale? O forse, visto il titolo del quadro, lei è la mela di Adamo ed Eva? Che dire... Chi è senza peccato, scagli la prima mela. Certo, certo, ma mi pare di notare una certa ironia nella sua risposta. Non sarà che come nel quadro, dietro al signor Smith, si cela René Magritte in persona? Ebbene sì, se sui sono René Magritte. Mi stavo divertendo a prendervi un po' in giro. Spero non ve lasciate presa per questo bonario scherzo. Ma no, si figuri, per uno scherzo così empatico. Ma certo che no, per noi è un piacere, anzi un onore essere preso in giro da lei. Ecco, stavamo parlando del suo quadro del 1964, Il figlio dell'uomo. Lei, illustre maestro, ne dipinse poi delle varianti, i due quadri con lo stesso titolo, La grande guerra, nel primo dei quali il volto di una donna è nascosto da un mazzo di fiori, mentre nel secondo ritornano l'uomo con la bombetta e la mela. Vi è poi un terzo quadro, intitolato L'uomo con la bombetta, nel quale il volto dell'uomo è celato da una colomba in volo. Ecco, non conoscevo questa variante. Interessante, ma non sarà che qualcuno in regia ha alzato il gomitolo? Neanche io lo ricordavo. Forse la dipinsi pensando al mio padre che era un sarto.
Sì, può essere. Ecco, maestro, in giovane età lei sperimentò diversi stili pittorici. Come arrivò al suo stile surrealista? Ecco, signor Pippo, la scoperta del surrealismo è avvenuta dopo aver visto la prima volta l'opera di Giorgio De Chirico, Il canto d'amore, che preannunciava un nuovo modo di vedere. Interessante, un nuovo modo di vedere, vale a dire? Beh, si tratta della libertà di idee sulla pittura e del senso del mistero della realtà rappresentata in quel quadro. Così capì quale linguaggio usare per esprimere il mondo interno. È stato come un fulmine che ha liberato la mia fantasia, portandomi a inventare un nuovo modo di fare pittura. Fu così che sviluppai il mio modo di rappresentare quella dimensione sospesa tra sogno e realtà. Fantastico, meraviglioso. Poi si formò intorno a lei un vero e proprio gruppo di pittori surrealisti. Beh sì, in effetti il mio appartamento fungeva da punto di incontro del gruppo surrealista bruxellese e fu anche il teatro di numerose feste in maschera. A queste feste era presente anche la mia amatissima moglie. Oh, la sua bellissima storia con Georgette Bergère. Come vi siete conosciuti? Ecco, ho un bellissimo ricordo di quel momento. Avevo 15 anni e a Charleroi, la cittadina belga in cui vivevo, c'era una festa. Quella sera andai al Luna Park e su una giostra vidi una bellissima ragazza, proprio lì, tra i cavalli bianchi e carrozze regali. Io e la mia Georgette ci scambiamo il nostro primo sguardo, trasformando quel gioco di preludio in una vita d'amore. Oh, ha detto preludio di una vita d'amore, signor Magritte? Sì, incontrai Georgette ancora tante volte, poi ci perdemmo di vista perché con la mia famiglia ci trasferimmo a Bruxelles. Ma il destino volle che ci rincontrassimo nuovamente nel giardino botanico di quella città. Tra le piante esotiche e sconosciute apparvero gli occhi acquamarina, tanto desiderati di Georgette. 2 anni più tardi ci sposammo. Oh, che coinvolgente storia d'amore! Sono incantata dal potere di questo nobile sentimento, frutto di un'unione che vi ha accompagnato tutta la vita. Oh, sì, sì, sono d'accordo con te, Hélène. Una storia davvero romantica. Ma, signor Magritte, ci parli della sua tecnica pittorica del trompe-l'œil? Ah, sì, certo, il trompe-l'œil, che si può tradurre in italiano imbroglia l'occhio. È una tecnica pittorica basata sull'uso del chiaroscuro e della prospettiva per far credere all'osservatore che quello che sta guardando non è un quadro, ma è la realtà stessa. Questa tecnica richiede la conoscenza di regole prospettiche dell'uso di ombre e degli effetti di luce sulla base di ben precise regole matematiche e geometriche. Straordinario! Il mistero dominato dall'illusione ottica! E ci dica ora, cosa pensa delle innumerevoli interpretazioni che sono state date ai suoi quadri? Non posso impedire alle persone di interpretare i miei dipinti. Se preferiscono cercare di attraversare i muri, invece di passare per le porte, che cosa posso farci? Giusto, giusto, una giusta notazione. Ecco, per concludere questa nostra piacevolissima chiacchierata, ci può dire ancora qualcosa sul quadro di oggi? Ebbene, qui abbiamo qualcosa di apparentemente visibile, poiché la mela nasconde ciò che è nascosto e visibile allo stesso tempo, ovvero il volto della persona. Questo processo avviene infinitamente. Ogni cosa che noi vediamo ne nasconde un'altra. Noi vogliamo sempre vedere quello che è nascosto da ciò che vediamo. Proviamo interesse in quello che è nascosto e in ciò che il visibile non ci mostra. Questo interesse può assumere la forma di un sentimento letteralmente intenso, un tipo di disputa, potrei dire, fra ciò che è nascosto e visibile e l'apparentemente visibile. Oh, meraviglioso! La disputa tra ciò che è visibile e ciò che non lo è. Sì, certo. Dietro la mela c'è l'uomo con la bombetta e dietro il muretto. E poi ancora il cielo e il mare. E chissà cosa c'è oltre l'orizzonte.
Oh, come mi piacerebbe poter esplorare il suo quadro! Forse si potrebbe fare se il signor Smith si presta. Oh. Ecco, ora signor Davvero, segua attentamente il movimento della mela. Oh, scusate se vi interrompo, mi raccomando, caro pubblico, non fatelo anche voi, potrebbe essere pericoloso! Bene, signor Davvero, cosa vede ora? Mele, mele, tante mele! Ecco, ora si fondono in un'unica enorme mela verde! Bene, molto bene. Quando glielo dirò io, entra nel quadro. Entri, ora! Ecco, sono entrato, sì, vedo la mela, la posso toccare. E dietro la mela c'è un uomo con la bombetta. Oh, è lei, signor Magritte! E oltre lei un muretto e una spiaggia oltre il muretto. E poi il mare, il cielo. Ma siamo in Belgio! Ma certo, questa è la Manica! E oltre la Manica, quindi, c'è la costa inglese! E oltre la costa inglese c'è Londra! E a Londra c'è un museo! E dentro al museo c'è il quadro del Guercino e la Sibilla Libia! Oh, ma che piacere rivederla, cara Sibilla! E accanto alla Sibilla Libia c'è un tavolo! Sul tavolo c'è un gatto che gioca con un gomitolo! Bel micione! Vieni qui, micio, micio, vieni! Oh, mamma mia, se n'è andato! Come faremo a recuperare il professor Davvero? Come faremo a farlo uscire dall'ipnosi? Non mi era mai capitata una cosa del genere. Evidentemente si tratta di un soggetto particolarmente portato per essere ipnotizzato. Ma non la tratteniamo oltre, signor Magritte. Vuole salutare il nostro pubblico con un ultimo pensiero? Ma certo! La realtà non è mai come si vede. La verità è soprattutto un'immaginazione. Oh, bellissimo pensiero, caro maestro! È stato davvero un privilegio averla con noi oggi. Speriamo di risentirla presto! Ma certo, quando volete. È stato un piacere anche per me. Speriamo di poter far uscire dall'ipnosi il professor Davvero, ma come potremmo farlo? Di solito si utilizza una parola chiave, ma quale potrebbe essere questa parola chiave? Dunque, calma, come ha iniziato il signor Magritte? Dunque, ha estratto il signor Smith e ha cominciato... Dove mi trovo? Cosa è successo? Ma allora è questa la parola chiave, signor Smith! Bel micione, posso toglierti la mela che hai sul muso? No, 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 riproviamo, signor Smith! Cosa è successo? Ho un cerchio alla testa. Oh, bentornato, professore! Ero stata tanto in pena per lei! Ora però dobbiamo interrompere la puntata perché è terminata. Salutiamo il nostro pubblico, professore. Certo, arrivederci, caro pubblico. Arrivederci. Eccoci di nuovo qui. Ma avete visto? Fortunatamente il nostro professor Pippo si è risvegliato, quindi sarà con noi anche nella prossima puntata. Potreste anche voi provare a creare dei giochi di illusione e a costruire una storia. Prendete alcuni fogli trasparenti o sacchetti trasparenti, fogli colorati, fogli di giornale da riciclare. Disegnate delle sagome di forme diverse, ritagliatele e sovrapponetele. Darete movimento a una storia che si forma con la vostra immaginazione, come vi mostrerò in questo video.
Avete visto? Ora provate a liberare la vostra mente e a dare il via alla vostra immaginazione. Mi raccomando, conservate tutti i vostri lavori, perché durante l'ultima puntata vi spiegherò come creare una bella raccolta e a farne tesoro. Vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata!